poco. Manca poco. A cosa? A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finizio! No, devo dire, non diamo gli auguri perché porta male prima. Però... però noi faremo sicuramente un grande 2024. Anche perché l'anno scorso l'abbiamo fatto così, eravamo in un altro posto al Teatro Posillipo, questa sera invece siamo in Villa Comunale a Qualiano, belli, già Giaclimita. Allora, noi abbiamo, come dire, dei diritti da fare. Noi siamo tradizionalisti. Diritti siamo... propiziatori proprio. Siamo scaramantici. Prima che finisce l'anno... tirando le somme, perché tu 2023 hai fatto cose bellissime e ti hanno voluto per forza questa sera a Qualiano proprio il 30 dicembre per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto al 2024. Io sono qui per questo, perché tu sai bene, non è per dire sempre le stesse cose o per ripeterci, però la musica è libertà. Noi abbiamo stasera la libertà di condividere questo momento prima del 31, di festeggiare con il pubblico di Qualiano, che è il pubblico campano che mi apprezza tanto e che io amo tanto e che mi sostiene da tempo. Quindi dare sfogo alle loro emozioni per me è un grande privilegio. E questa citazione ci piace, anche perché noi siamo arrivati verso le 20. La cosa bella, quando si aprono i cancelli, tu vedi molti ragazzi che corrono, perché ti devono vedere da vicino, ti devono guardare, correvano proprio fino alle transenne, dove poi chiaramente c'è il palco, un bel palco questa sera per dare emozione. Sì, sì, le emozioni che esistono dentro di me da sempre. Sono molto felice stasera di essere qui, perché veramente sento che il 2024 per tutti quanti sarà un anno splendido, ricco di salute innanzitutto, ricco di lavoro, perché comunque noi, e questo lo voglio dire ad alta voce, abbiamo quest'anno soprattutto il privilegio di capire e di vedere che una Napoli, anzi è riduttivo dire solo Napoli, è una Campania che non è aperta come se fosse una porta, ma come se fosse un portone. È aperta al turismo, alla cultura, alla bella storia che abbiamo noi. Quindi c'è una rivalutazione della nostra campagna, del nostro territorio, che questa cosa è bellissima e mi riempie il cuore. Allacciandomi a questo discorso, ho deciso di non fare un tour che gira tutta l'Italia nel 2024, di fare un tour campano, per non ripeterlo ovviamente, ma lo farò nel 2025, cioè partirà tra il 2024 e il 2025 nei teatri e nei palazzetti, insomma, di tutta Italia. Però quest'anno mi era stato proposto, ho detto no, io voglio dare proprio soddisfazione alla Campania, perché facciamo uno spettacolo, facciamo la toccata e fuga, no, la toccata e fuga la dobbiamo fare in altre città. Invece quest'anno io voglio dare giustizia al mio territorio, fare una grandissima estate nel mio territorio e poi riproporre il nuovo tour italiano 2025. Cosa vuoi dire agli amici di Weekend Dance? Cosa augurare alle persone che ci stanno guardando in questo momento? Il 2024, il tuo augurio. Con Weekend Dance, perché a parte parliamoci chiaro, diciamoci la verità, Weekend Dance è un format che va avanti da tanti anni, è storicamente testato, perché voglio dire ha una sua storia. Lavora in Campania e restiamo in Campania, esatto, come il tour tuo. È un amico di tutti quanti noi e voglio dire oramai è un personaggio che appartiene a tutte le famiglie. Che lo conoscono molto bene, una persona di famiglia. Quindi un augurio in particolare, un in bocca al lupo, un grandissimo 2024, diciamo così. 2024. Ormai si dice così, ormai si dice troppo lungo. Da dire 2024. Anche io invece 2024. 2024 a tutti coloro che seguono per sempre Weekend Dance. Buon anno da Dino e Gigi Finizio. Buon anno. Dice ancora che ci sei, mille storie non potranno cancellarti, le tue mani sono ancora su di me. Oh,
piacere di conoscere il primo cittadino di Qualiano, Raffaele De Leonardis, per scambiarci gli auguri di buon anno, ma per chiudere in bellezza il 2023 in Villa Comunale con il concerto di Gigi Finizio. È un piacere soprattutto averti qui a Qualiano con la tua trasmissione ormai decennale che porta la musica nelle case delle persone. Ed è un piacere augurare sia ai cittadini che a tutti coloro che ci ascoltano un grande 2024, soprattutto sulle note di Gigi Finizio, e siamo fieri di regalare una bella notte come questa anche ai nostri amici qualianesi, e che Gigi Finizio sappia dedicarci nel meglio le ultime ore del 2023 e augurarci un grandioso 2024 come lo auguro a tutti voi. Anche perché, Raffaele, 30 dicembre è la vigilia, è come se questa sera il veglione è a Qualiano con un artista di respiro nazionale, con questa villa comunale gremitissima, quindi ingresso gratuito per tutti, un gran bel regalo per il 2024. Una grandissima soddisfazione, grazie anche agli sforzi del nostro assessore agli eventi Salvatore Onofaro, che ha tenuto tanto a questo evento e che riuscisse nel migliore dei modi, grazie alla città metropolitana che ha messo a disposizione i fondi, e noi siamo felicissimi di aver organizzato una serata e di anticipare il nostro veglione al 30 dicembre, dando un po' di serenità, tranquillità e felicità ai nostri cittadini, a tutti coloro che sono intervenuti, perché Gigi Finizio merita questo successo e che sicuramente stasera saprà donarci note di amore, note di speranza per il futuro, e siamo veramente contenti di questa serata particolare nella nostra villa comunale. Buon 2024 a tutti. Weekend Dance, Qualiano, Gigi Finizio, Salvatore Onofaro, in nostra amministrazione, è veramente un mix bellissimo per una serata stupenda. Assessore Salvatore Onofaro, fate delle cose bellissime in questa città, come quella di questa sera, questo evento a conclusione dell'anno 2023, per dare un augurio al 2024 che ormai è alle porte. È un'anticipazione del Capodanno. Con Gigi pure ci conosciamo da tanto tempo, gli ho chiesto questa data tanto tempo fa, e grazie ai fondi della città metropolitana, che ringraziamo, riusciamo a realizzare questo evento in una location bellissima, che amplieremo con i lavori pubblici, perché questa diventerà, si raddoppierà questa villa comunale capienza, nel prossimo anno, è previsto l'ampliamento, un parcheggio sotterraneo, quindi con te e con il sindaco e con la nostra amministrazione faremo degli eventi all'altezza di Qualiano, ma soprattutto di tutto il comprensorio. Il presentatore della serata, ma com'è piccolo il mondo, Renato De Carlo, dov'è? Grazie Dino, sei un grande, ti voglio bene. Dov'eri? Io dov'ero? Ero di là. Io questa sera devo ringraziare, oltre al sindaco Raffaele De Leonardis, voglio ringraziare al presidente degli eventi Salvatore Onofaro, che mi ha dato la possibilità di stare qui in questa bella gente, che diciamo anche io sono di Qualiano. Ma te lo meriti! Grazie, buon anno! Dino.